Ebbene sì, signori, è tornato, buon San Valentino a tutti ovviamente, perché torna in un periodo e soprattutto in un giorno molto significativo, ovvero San Valentino. Quindi salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo qui perché non posso letteralmente aspettare stasera per pullare, non posso genuinamente aspettare stasera per pullare. Magari stasera, se avremo la possibilità, butteremo qualche ticket, butteremo qualcosa per Aranea, magari, perché comunque la BT di Aranea le ha dato una nuova impronta, ha fatto diventare praticamente Aranea una Seed Rains 2.0 fondamentalmente. Quindi direi che ci può stare cercare il personaggio di Aranea e anche maxare il personaggio di Aranea. Hanno fatto veramente un bellissimo lavoro per quanto riguarda Aranea. Su Sephiroth ho avuto l'ennesima delusione del buff Overhead che non è spuntato, cosa che in realtà ormai mi aspettavo potesse effettivamente essere inserito, però a quanto pare gli sviluppatori hanno deciso che già l'ala mostrata nel costume potesse essere più che sufficiente, e devo dire che da un lato potrei anche accontentarmi. Ovviamente Sephiroth essendo il mio personaggio preferito, volevo appunto il meglio del meglio, il meglio del meglio inteso anche dal punto di vista estetico. Come skin ovviamente ci sono riusciti, perché hanno messo una delle skin che a me piace di più personalmente parlando su Sephiroth, quindi direi che va benissimo, va benissimo. Mi accontento di quello che abbiamo. Sono contento comunque di poter tornare finalmente ad utilizzare Sephiroth, anche perché gli hanno dato 8 turni di BT. 8 turni di BT sono veramente veramente tanti, con doppio banner ovviamente, dove abbiamo la possibilità di pullare sia Sephiroth con la BT ed FR, ma anche di pullare ovviamente Aranea con la nuova arma BT e la nuova arma FR. Quindi direi che assolutamente vale la pena ovviamente fare queste pull. Volevo farle stasera in live, però preferisco farle adesso per una questione in generale, che sono sicuro che tutti per un motivo o per un altro verranno a vedere sto video, sia per gufarmi che per non gufarmi. Quindi due ticket viola, perché ovviamente non abbiamo fatto la sfida della summon con Lenna, visto che appunto Leviathan doveva essere completata con Lenna e io con Lenna non l'ho completata perché non ho pullato Lenna, quindi abbiamo un ticket in meno purtroppo per quanto riguarda i ticket viola delle multi summon. Ne abbiamo due che comunque ce li facciamo bastare, più la free multi che ci viene regalata appunto per l'anniversario, quindi direi che possiamo starci, ecco, da questo punto di vista, no? Possiamo farcelo bastare. Allora, prima orb dorata, seconda orb azzurra, purtroppo niente di interessante. Ho un sacco, veramente un sacco di ticket che ho praticamente alle spalle, che devo necessariamente utilizzare perché sono completamente pieno nel box e non so più dove buttarli, quindi proprio letteralmente pieno. Ok, le due multi summon con i ticket sono andate male, veramente male. Vediamo invece la free multi regalata dall'anniversario, anche questa è andata male ovviamente. Vabbè, oddio, non si sa, potrebbe anche rivelarsi una sorpresa, però orba azzurra solitamente uno già parte un po' più sfiduciato. Non mi deprimo più di tanto perché tanto le gemme le ho, posso tranquillamente andare a Piti, ho anche un numero spropositato di ticket da poter utilizzare qualora non voglia effettivamente affondare le mie risorse. Infatti abbiamo il cap al 999 più ovviamente altri ticket, forse altri 200 addirittura ticket nel box, quindi non mi faccio problemi ad utilizzarli. Vediamo un po' quello che possiamo ottenere. In realtà vorrei fermarmi all'FR di Seppo, giusto perché voglio comunque l'FR
mi interessa avere la FR e poi comunque magari farmi delle COP, farmi, diciamo, utilizzare un pochettino Sephiroth in giro, fare qualche test. Voglio comunque sfruttarlo in questa mattinata, forse più nel pomeriggio, vedremo in base a come sono combinato io, quindi vedremo un po' quello che succederà. E poi ovviamente stasera lo vedremo al 100% della sua potenzialità, vedremo effettivamente quello che riesce a fare, quello che riesce a produrre all'interno della battaglia. Quindi, anche perché comunque devo ammettere che le condizioni di Sephiroth in realtà sono molto buone per la sua FR, sono veramente veramente buone, non me l'aspettavo in realtà, pensavo gli dessero comunque... Oddio, ho l'inventario pieno? Ho l'inventario pieno? Stai scherzando? Va bene, allora vado a fare spazio. Eh sì ragazzi, avevo l'inventario pieno perché mi ero dimenticato di mettere l'autosell quando avevo riportato diciamo tutti i dati sull'emulatore, e quindi giustamente avevo accumulato tutto l'inventario di 3 stelle, 4 stelle proprio a bizzeffe. Allora, continuiamo, andiamo un po' avanti. Allora, orba azzurra che non ci interessa, andiamo un po' più veloci, cerchiamo di guardare in faccia la realtà e spendere, perché per l'anniversario si spende, c'è poco da fare. Quindi non so ovviamente quali saranno i vostri programmi, spero che ovviamente abbiate in mente di passare comunque una bella serata. Ovviamente tutto quello che vi interessa fare, quello che vi interessa trascorrere anche con la vostra dolce metà. Io invece trascorrerò il mio San Valentino con la mia dolce metà, che sarà per l'appunto Seppo, perché palesemente dolce metà. Andiamo avanti. Sta facendo un po' il difficile Seppo, ma con me è stato sempre così, eh. Ok, no, scherzavo. Va bene così, non va bene. Scendiamo, va bene così, ok, mi ritiro tutto quello che ho detto. Allora, scendo a 900, giusto perché così abbiamo il numero meme, e probabilmente stasera qualche altro ticket lo tentiamo per Aranea, giusto perché devo buttare, ovviamente no. Ah, così? Proprio... Va bene, grazie, si è sbloccato, va bene, ok. Stasera probabilmente tenteremo qualche altro ticket, ma giusto per il meme, perché una BT dei ticket, ragazzi, lo sapete, non ve lo consiglierei mai, non vi consiglierei mai di cercare una BT dei ticket, quindi... è proprio una cosa proprio per il meme, ok? E basta. Detto ciò, ovviamente non ho più niente da dire. Io spero che il video possa esservi piaciuto. Ci vediamo ovviamente stasera, poi per pullare e parlare anche un pochettino di quello che sarà il futuro, anche perché c'è lo zio Golbez nel mezzo che ha ricevuto rework, quindi tanta bella robetta. Noi ovviamente ci vediamo stasera, se vorrete passare, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.